Momenti di panico per le abitazioni dei piani bassi e momenti di angoscia per i contadini che hanno purtroppo perso le colture. I terreni si induriscono talmente dalla siccità che poi quando piove diventano come se fosse cemento e quindi quest'acqua in questa quantità diventa ingestibile e quindi il fiume sonda e si riempiono le strade di acqua e di fango soprattutto. Tutto questo fango, canne, perché gli argini dei fiumi non vengono mai puliti, va a finire tutto nel mare. Se lei vede a Mollarella, si è formato come una specie di golfo di fango e di prodotti di scarico di tutto quello che c'è stato ieri. È stata una cosa veramente allucinante. Io non avevo mai vissuto una situazione del genere. Nell'arco di pochi minuti c'è stato il finimondo. Le piogge che sono cadute all'interno della Sicilia hanno avuto come strumento di veicolazione verso Licata l'alveo del fiume Salso. E quindi l'intera precipitazione è arrivata a Licata in pochissime ore e abbiamo avuto l'esondazione del fiume Salso che mediamente ha un'altezza di 2-3 metri e è arrivato a superare gli 8 metri. Questo ha creato il fenomeno dell'esondazione del fiume che ha allagato tutte le zone più basse rispetto a questa altezza, creando dei danni di grandissimo valore, sono enormi danni, in modo particolare nel settore dell'agricoltura.